Brick House. Siete mai stati catapultati dal nuovo millennio agli anni 40 così all'improvviso? No? Allora dovete assolutamente guardare questo video. Questa volta vi portiamo a Brick House, un paesino del West Yorkshire, e vi faremo vedere uno dei festival più affascinanti legato al tema anni 40, con tanti simpatici personaggi. Pronti? Andiamo! Stavamo viaggiando per cercare casa e abbiamo visto questo paesino. Ci sono le macchine d'epoca, ecco cosa c'è. Che sembrerebbe pieno di gente, ma proprio pieno. Facciamo vedere. Wow, Cadillac American Style Rolls Royce. Wow. Wow! Yeah, belle queste immagini. Quale ci prendiamo? A me piace la Cadillac. La Cadillac è una, non so perché, è lunghissima. Anche questa è bella. Ma sento musica italiana. Non lo so, c'è festival. Magari forse sarà qualche festa tipo per qualche cosa, qualche evento militare, perché vedo un sacco di persone vestite. È uno dei più importanti avvenimenti del West Yorkshire. For sale. Huh. Non ce la faresti qua al banco. Sorry. '1948, Austin. We buy together 50-50. Bella il bella, ci puoi fare il letto dentro. Ci puoi viaggiare. Sto leggendo è una festa importante ora. La città guarda, è divisa sono in queste 5 differenti aree. E il tema è intorno Allied code names for the Normandy beach line: Lynx, Gold, Juno, Sword, Utah e Omaha. È qualche cosa, qualche sbarco militare. Ricorda gli sbarchi militari. E infatti per questo c'erano delle cose militari di là. E con la scusa praticamente fanno. E ricordano gli anni 40. Infatti c'è molta gente vestita in quel modo, vedi? Dicevo, chissà perché quando usciamo da Manchester è sempre una meraviglia, ma appena siamo là, no, io lunedì via, stiamo pensando di prendere casa da queste parti. Sì. Comunque fuori dalle città c'è sempre molto più vita militare. Ma
sono contento. Voglio stare in questo paesino. Vabbè, lo vedi per ora busy busy. Per ora busy busy. No, però onestamente dove siamo stati noi queste cose non le fanno. Perché sempre città è dispersivo e non fanno niente. Invece nei paesini ci tengono molto di più a fare questi eventi. La pesca delle papere. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Honk of the Game. It's an easy game to play. All you've got to do is hook one duck to win a prize. A prize every time is one duck. You're welcome. Buonasera signorina. L'Italia c'è sempre ovunque. È Italia, è Italia. Da dietro sembra un bambino, invece è una bambola. Questa è la capocina inglesina. What exactly is that on the stick? Doing a video because we have a YouTube channel. Oh right. No. It's on one life trip. Oh, I we see. We come from Italy and we drive to Italy? Here. Yeah. Yeah. Yes. So you've never seen these in Italy? No? No, exactly. We have a difference. Right. Yeah. So these are mine. Both? Yeah. All? Both? Both these, yes. Yes. Yeah. Yeah. So, in English, restoration, I restored. Yeah. Yes. Yeah, I restored. So... By yourself? Yes. 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 Nice job. Lots of hours. Nice job. Many years doing. So whereabouts in Italy? Sicily. Palermo, Sicily. 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 South, the big island. Deeper south. It's the bit that Italy kicked out once. It's the ball, yeah. Not the foot, the boot. Yeah. Our saying is big footed Italy kicked little Sicily, yeah. Right out into the middle. They kick of in deep all blue sea. In all terms, they kick right. Just wondering. Thank you. Thank you so much. Yes. So your name? My name's Bernie. Bernie. And it's Margaret. Margaret. You married? No. Partners. We're partners. Partners. Yes, we were married, but to others. Partner, it's okay, our, the same. Our other partners have died. Just a contract is... So we got together and we're living as lives. Yes. So we're enjoying doing this. Nice to meet you. Yes, I meet you. Take care. Thank you. Bye. A lovely couple. A lovely couple. Nel frattempo qua vediamo altre macchine militari. Come veniva macchina? Sì, perché praticamente ho chiesto a loro, mi hanno detto è un evento militare, diciamo. Ricordano degli eventi militari e quindi ci sono tutte queste cose militari, negozi e cose. Ricordano, se non ho capito male, ricordano anche lo sbarco in Normandia, tutte queste cose. Ogni anno nel mese di giugno, Brighouse diventa teatro del Festival degli anni 40, un avvenimento molto importante per tutta la popolazione della cittadina. Per un intero weekend si viene catapultati completamente in quella realtà che riprende scorci di vita quotidiana tipici degli anni 40. Ma fa anche riferimento ad eventi storici di quel periodo, come lo sbarco in Normandia e la Seconda Guerra Mondiale. Wow. Il centro di Brighouse viene addobbato a festa e riempito di gazebi. È possibile ammirare spettacoli a tema e tra balli, canti e musiche tipiche anni 40 vengono messe in mostra anche le auto d'epoca. È possibile assaggiare anche la cucina casalinga tipica del periodo e vedere sfilare gli abitanti con i vestiti tipici anni 40. Perché una renegade? No, non lo so, però sembra un'antena con la renegade. Viene dalla... Wells. Ah. Stay used.
Guarda, ci avevano persino il fucile pronto uso. Mamma mia che sono belle. Vediamo cosa c'è qua dentro. Qua avevano le sedute per portare i soldati. Con la cosa qua c'è una sirena. Sì, ma quella non credo che sia di quel periodo. Non lo so. Sei esperta. No, ma le sirene c'erano in quel periodo. Non lo so. Guarda le cinture di sicurezza. La radio, che bella. Oh, ma è troppo bello. Un'altra macchina. Ma quelle sono le croci rossine del periodo. Fantastico. No, ma è come fare un salto nel passato, ma una cosa incredibile. Sembra di essere proprio in quel periodo. Sono io per ora sbagliato qua. Molti di loro sono vero veterani, non sono finti. Saranno loro le macchine. Questa è la Willys, dovrebbe essere, proprio la prima della Renegade. I piccioni. Si chiama Debbie. Chiedi se sono loro le macchine. Le macchine sicuramente saranno di... Vai. Chiedi a lui è simpatico. Government. No, private. Yeah, yeah. So it's your. This one is. That one belongs to him. Oh. We have the new Renegade, the green. So I like so much. Right, I'm gonna get off back to Frank and Linto. Take right, care. See you again. Thank you. See you later, Kath. See you later, Kath. Se vuoi fare la foto. E siamo all'arrivo. All'arriva. Carino, ci sono pure. Mia, carino, stavo volando. Carino, stavi volando. Ci sono pure i battelli che fanno il giro. Là c'è il gallino sul fiume. Penso tutto molto carino. Salutiamo? Sì. Ovviamente queste cose le vedete solo con noi, Vito e Nadia. E Mowgli. Quindi iscrivetevi al nostro canale, commentate, mettete un like e condividete. Subito, che aspettate? Ciao! Ciao!